Buonasera, grazie di essere qui. Il re che ebbe in destino di affrontare la rivoluzione francese fu un uomo che si chiamava Luigi XVI di Borbone, un uomo che sicuramente era l'uomo sbagliato al momento sbagliato. Per quel che sappiamo di lui, e sappiamo molto, era sicuramente un uomo con una personalità non fortissima, un uomo abbastanza incapace di decisione, un po' lento nel decidere. Non era un babbeo, ma aveva un'intelligenza ecco non proprio superlativa. Una personalità molto più forte l'aveva sua moglie, che era Maria Antonietta. Sicuramente soffriva di periodiche depressioni ed era ciclotimico, come peraltro tutti noi, ma insomma lui era un re di Francia in quel momento. Sappiamo che aveva due grandi passioni, erano le uniche due cose che veramente lo accendevano, e non erano la gestione dello Stato, di cui si occupava con diligenza ma senza grande entusiasmo. Aveva queste due piccole passioni che erano la caccia, piuttosto banale, ma era proprio ossessivo nella caccia, ed era ancora più ossessivo per un'altra passione che è meno banale: gli piacevano le serrature. Adesso avesse avuto mai uno psicanalista gli avrebbe forse chiarito due cose, ma gli piaceva smontarle, rimontarle, collezionarle, insomma. E questo anche vi dà un po' un'idea del personaggio, no? Ve lo vedete chino, mentre la Francia su di lui, chino su queste serrature, cloc, cloc, cloc. Forse l'aneddoto che tramanda meglio lui, il personaggio che era, è la pagina del suo diario il 14 luglio del 1789, cioè il giorno della presa della Bastiglia, il giorno che cambiò le sorti della Francia e in prospettiva le sorti dell'Occidente. E lui teneva un diario ogni giorno, e quel giorno nella pagina di diario sua c'è una sola parola, e questa parola è rien, niente. E naturalmente non è così, cioè non bisogna, la verità è che lui era anche una persona così semplice che nel suo diario, non dovete aspettarvi che dicesse chissà che cosa, di solito annotava quante bestie aveva ammazzato quando era uscito a caccia. Ecco. Quel giorno non aveva cacciato niente, però nella leggenda questo piccolissimo aneddoto è stato tramandato come il ritratto suo, perché era anche verosimile che lui abbia pensato quel giorno che non era successo niente. Perché lui, come peraltro buona parte dell'aristocrazia francese, non si rese conto immediatamente di quello che stava succedendo, ovviamente. Nei due anni che seguirono alla presa della Bastiglia, naturalmente in Francia le cose cambiarono molto, e lui, da sovrano assoluto qual era, si ritrovò a fare una sorta di sovrano costituzionale, cioè con dei diritti molto
profilati, ecco. Continuava a essere la massima autorità, però incominciarono a togliergli tutte delle competenze. Non si può dire che fosse ostaggio, però ad esempio lo costrinsero a trasferirsi da Versailles, dove stava tranquillo nello splendore, alle Tuileries, più sotto, no? Sotto l'occhio di Parigi. E la sua stessa vita era molto controllata e molto regolata, la sua e quella dei suoi familiari. Quindi era uno stato di semiprigionia, diciamo. Addirittura una cosa che lui non poteva tollerare, e tantomeno Maria Antonietta, non potevano nemmeno accedere alla cassa della famiglia senza il permesso dei ministri, cosa impensabile naturalmente per un sovrano, per un re assoluto. Quindi era in questa situazione che lui affrontò con una specie di mitezza che lo spinse a controfirmare molti dei provvedimenti che via via l'Assemblea Nazionale prendeva. E quindi gli spostamenti progressivi, gli allontanamenti da una sovranità assoluta furono regolarmente in quei 2 anni bene o male sottoscritti da lui, alle volte un po' di forza, un po', ogni volta ci poteva anche credere un po', ma insomma, però abbiamo la sua firma sotto tutto. Naturalmente questo non piaceva né a lui né a Maria Antonietta, ma soprattutto a tutti i monarchici e all'aristocrazia francese e europea. Cosa poteva fare un re in quel momento? La cosa più semplice che poteva fare era scappare, fuggire, farlo bene, ma andarsene, aspettare che tutto si sistemasse e poi tornare come un salvatore. E questa apparve a molti dei monarchici la soluzione più sensata, e forse lo era praticamente. Ma lui appunto faceva fatica a prendere decisioni, ritardò e rimandò molto questa ipotesi, ma alla fine si è resa l'idea che in qualche modo doveva fuggire. E l'idea sua e di quelli intorno a lui fu quella di non scappare dalla Francia, ma di scappare da Parigi e andarsi a sistemare in un castello, Montmédy, che era non lontano dal confine, quindi all'occorrenza scappava e andava di là, austriaci lo salvavano, era vicino al confine del Lussemburgo, dove c'era un suo fidato suddito monarchico. Andare lì e lasciare che passasse la buriana e all'occorrenza scappare, ma lui si aspettava di tornare presto invocato dal popolo. Dovete pensare che il rapporto che c'era fra il re e il popolo francese era anche un rapporto proprio di legame sentimentale molto forte, no? Non solo politico, c'era un legame quasi sanguigno con lui. E lui si aspettava che in qualche modo l'avrebbero richiamato molto presto. E fu organizzato un piano di fuga che, incredibilmente, era un piano abbastanza abborracciato. La storia è strana, perché poi insomma lì si trattava di interessi enormi, ma al momento di dire vabbè, allora come scappiamo, fecero un sacco di cazzate, non era ben orchestrata la cosa, e alla base c'era sto fatto che questi erano sovrani, cioè la soluzione migliore sarebbe stata che si mettessero dei vestiti da oste e nella notte via in una carrozza qualunque. C'erano 280 chilometri da fare, non pochi, per arrivare a Montmédy, ma ce l'avrebbero fatta. Altri personaggi della famiglia reale ce la fecero in questo modo, ma lui era il re. E per farvi capire un piccolissimo particolare, ma vi fa capire come lui fuggì, loro scapparono nella notte, lui, la moglie, i figli e una tata, per così dire, perché la tata c'è sempre, anche nella vita delle famiglie, no? Senza tata in vacanza è un casino. E scapparono dalle Tuileries di notte, che non era facile perché erano abbastanza sorvegliati, e scapparono in una piccola carrozza così, proprio anonima. Ma naturalmente non pensarono di fare tutto il viaggio in una carrozza anonima. Li aspettava subito alle porte di Parigi una sorta di castello ambulante, un'enorme carrozza, 8 cavalli, enorme, coloratissima. E questo già vi dà l'idea, ma il particolare che vi spiega tutto è che quando li trasportarono, li fecero passare dalla carrozza piccola a quella di rappresentanza, le avvicinarono in modo che tutti i reali potessero passare da una all'altra senza mettere piede per terra. Era così che scappavano. E quindi potete poi immaginarvi tutto il resto. Iniziarono a scappare nella notte del 20 giugno del 1791. Il piano era stato messo a punto dall'amante di Maria Antonietta, quello che tutti dicevano fosse l'amante di Maria Antonietta, probabilmente lo era,
ed era un nobile molto in gamba, molto sveglio, che aveva pensato appunto di fargli fare questa strada verso il nord e poi si era messo d'accordo con degli ussari, un altro, che li avrebbero scortati da un certo punto in poi, per evitare appunto di far vedere questo corteo super scortato che attraversava la Francia e non destare troppi sospetti. Naturalmente lì però era come una roba di auto blu, di cinque auto blu che scorreva su questa strada che andava verso il nord, perché la magnificenza di sta roba. Dovettero cambiare i cavalli spesso, perché 8 cavalli, pesantissima sta bestia, 100 cavalli usarono per questa fuga. Quindi tutte le volte che si fermavano a cambiare cavallo avrebbero anche dovuto stare dentro con le tendine chiuse. No, il re scendeva, salutava, diceva bel posto, qui così. È strano, però era una specie di distacco dalla realtà anche in qualche modo. Però insomma gli riuscì, partirono con ritardo come tutte le famiglie che partono, perché poi la valigia, poi lui incontrò, prima, stava per salire, incontrò Lafayette, è una storia un po' strana, perché non si capisce se Lafayette sapeva o non sapeva, ma comunque, quindi fece finta di nulla, Lafayette disse che doveva fare una riunione, fecero una riunione nel cuore della notte, così, e questo ritardò un po' la partenza. Ogni volta che si fermavano bevevano un bicchierino, il caffè, guarda che bel paesaggio, insomma, sommarono dei ritardi e là dove dovevano incontrare questi militari che poi li dovevano prendere e scortare, non trovarono nessuno, perché questi militari, guardate allora, hanno detto, beh, è arrivato, andiamocene perché siamo qui a far nulla. E quindi saltarono tutta una serie di passaggi di questa fuga. Ma per un bel po' loro continuarono ad andare. A una fermata di posta un semplice cittadino lo riconobbe, perché non c'era il cinema, non c'era il TG1, ma insomma comunque l'immagine del re era un'immagine che lui naturalmente non si era vestito con la maglia del Barcellona, cioè era vestito un grande eleganza, per cui lo riconobbero, ecco. Lo riconobbero, lui salutò, disse salve, come va il re? Però questo cittadino non era scemo e disse, ma il re non ne sapeva nulla, che fa su una strada con questa carrozza? E allora ebbe l'intuizione che c'era qualcosa che non andava e galoppando molto veloce e precedendo questa carrozza andò nella città più vicina che si chiamava Varennes e avvertì i cittadini che stava arrivando il re. Loro arrivarono a Varennes alle 11, dovevano arrivarci molto prima ma appunto ritardi, arrivarono a Varennes alle 11 di sera e scesero dalla carrozza, si fermarono all'alberghetto che c'era a Varennes, che ancora oggi è uno dei luoghi mitici della Francia, della storia francese, potete andarlo a visitare, e lì fu accolto da questo che solo 10 anni prima sarebbero stati dei sudditi che si sarebbero piombati in ginocchio e basta, ma allora erano già diventati dei cittadini e a loro modo facevano parte del meccanismo della rivoluzione. E quindi la piccola autorità del paese si presentò con grandissimo rispetto, lo accolse con la dovuta grazia, li trattarono benissimo, li fecero entrare nella stanza migliore, svuotarono la stanza da letto, quella bella, fece prego. Ma al momento buono, quando i reali dissero bene, noi partiremmo domani mattina, e loro dissero, ma no, aspettiamo indicazioni, ma non credo che partirete domani mattina. E di fatto, alle 7 di mattina del giorno dopo, loro arrivarono al 21, il 22 mattina, furono rimessi su una carrozza e rispediti indietro. Loro ci avevano messo un giorno a raggiungere Varennes, che Varennes era era un'ottantina di chilometri dalla loro meta, quindi non erano lontani, diciamo. E li fecero tornare in un viaggio di ritorno che è meraviglioso, perché durò 4 giorni, era un viaggio di ritorno stranissimo, perché loro ormai si sapeva, no? Che loro stavano tornando, che erano scappati, non si capiva perché si erano scappati, li avevano rapiti, non era chiaro, no? Però certo stavano tornando e intorno a loro c'era la Francia, tutta la Francia. La Francia che li amava, la Francia che li odiava in quel momento. E quindi loro chiusi in questa carrozza, lentissimamente perché venivano fermati in continuazione, ogni paese venivano fermati, con questo odio strisciante intorno, no? Fino ad arrivare a Parigi dopo 4 giorni di viaggio, distrutti. Da questo viaggio Maria Antonietta si sa per certo che Maria Antonietta era una donna con un certo fascino ed era anche abbastanza nota per i suoi bellissimi capelli biondi. Scese dopo questi 4 giorni e mezzo di viaggio, aveva i capelli completamente bianchi, proprio lo raccontano tutte le cronache, per lo stress, la paura. Entrarono in Parigi, dove le autorità parigine sapevano che rischiavano,
E allora dettero delle ordinanze rigidissime a tutta la città e ordinarono, dissero che era assolutamente proibito, certamente aggredire la carrozza al re, urlare, e ordinarono di accogliere il re in silenzio e col cappello in testa. E quindi loro entrarono, questo è un sovrano, si parla ancora di re veri, entrarono in questa Parigi silenziosa, piena di gente, per queste ali di ferro, non erano nemmeno sicuri di riuscire ad arrivare alle Tuileries, che non li fermassero prima e li ammazzassero. E invece si trovarono questa città silenziosa, nemmeno uno che si toglieva il cappello, no? Ecco, dato che una bella storia mi è accaduto di leggerne, di studiarla, insomma, mi piace passare il mio tempo a capire, a sapere di più delle cose che mi sembrano affascinanti. E mentre leggevo un libro dedicato proprio a questa fuga, ho incontrato la cartina geografica che motiva la lezione di questa sera. Era una cartina che non avevo mai visto e che adesso voi vedrete qua sullo schermo, ed era una cartina della Francia, del tempo. C'era la geografia della Francia rivoluzionaria, Parigi, e il tratteggio che vedete, la strada tratteggiata, che vedete partire da Parigi e andare verso est, vagamente nord-est, e arrivare appunto a Varennes, è la traiettoria precisa della fuga del re. Ma la cosa che mi incantò la prima volta che vidi questa cartina furono quelle righe rosse. Come vedete, quella è la Francia, ma ci sono disegnate delle linee rosse. Le linee rosse ci indicano il movimento della notizia della fuga del re. Oh, adesso vi fermo un attimo, perché qui è importante capire bene cosa vuol dire la notizia del re. Stavo cercando un laser e trovo un accendino. No, non è quello che cercavo. Eccolo qua. Oh, quando si parla di fuga del re, dovete pensare che al tempo una notizia come questa, il re è scappato, come shock collettivo equivaleva, diciamo, alle Torri Gemelle. Ecco. Lo so che bisogna un po' tornare indietro, ma non era una notizia, era qualcosa fuori da qualsiasi logica. Questo lo dovete capire perché se no tutta questa storia vi racconta di meno. Dovete pensare che loro venivano da una tradizione di autorità assoluta del re. E che ci piace o no, adesso noi non siamo monarchici probabilmente, forse qualcuno qui ancora, ma insomma non è in generale una delle nostre grandi passioni, ecco, quella della famiglia reale. Ma dovete pensare che invece intorno a quest'idea della monarchia assoluta c'era un'idea molto sofisticata di organizzazione del vivere collettivo. Vi può piacere o no, però loro avevano scelto, i ricchi del tempo avevano scelto di organizzarsi così. C'era un centro della comunità che era il re e qualsiasi cosa accadesse in questa comunità si organizzava in relazione a lui. Guardate che è molto semplificatorio ed è un sistema logico quasi inattaccabile. Non so, l'importanza della gente non era data dai siti web che parlano di lui, dal suo 740, era data in maniera geometrica dalla sua distanza dal re. Prima cerchia, seconda cerchia, terza cerchia, la corte, fuori dalla corte. Era geometrico. Poi si ammazzavano per un passo più vicino, un passo più lontano, ma se non altro il mondo era organizzato così. Non ci potevano essere degli equivoci. Ma tutta la vita, per la vita economica del paese, era una vita che era organizzata sul riferimento al re. Per dire, non è che ci fosse il libero commercio. Prendiamo un mestiere, stampare libri, che è un mestiere che anche quello mi ha affascinato, per un po' l'ho studiato. Come facevano a stampare libri nel Settecento? Mi ero chiesto chi ha stampato l'enciclopedia degli Illuministi e se aveva fatto i soldi. Mi ero fatto questa domanda. E allora mi sono messo a leggere i libri per capire se erano falliti, avevano fatto i soldi. Poi chi l'ha comprata? Volumoni, così, no? È un'opera che ha cambiato la storia degli occidentali. Però poi chi l'ha pubblicata e perché è diventato ricco? E poi chi è che era abbonato e la comprava? E mi sono messo a studiare questa roba. E ad esempio lì ho scoperto come funzionava il sistema dell'editoria. Non era un sistema per cui tu dici, ma apro una casa editrice, Fandango Libri, mi diverto. Non è così, non era così, ma era a suo modo molto più regolato, ordinato e razionale. Faceva un mestiere che aveva la patente
data dal re per farlo. Fine. Non avevi la patente per stampare libri, se li stampavi in galera. E la patente significava naturalmente la tua vicinanza al re. Se stavi a sette file potevi accedere a una patente. E poi c'era patente, tu potevi stampare solo libri scientifici, l'altro poteva stampare libri magari anche narrativi, pochissimi. Quell'altro, pochissimi, avevano una patente a pubblicare libri, non dico proibiti, ma insomma un po'. Tutto naturalmente saldamente tenuto insieme da una censura tremenda, perché appena tu pubblicavi un libro con una caricatura di Luigi XVI, patente stracciata. E tu non è che dicevi, vabbè, apro invece una gastronomia. No, patente del re per la gastronomia. Quindi dovete entrare in questo spirito, e questo vale per tutto, voglio costruire una cosa, voglio fare una strada, voglio scrivere un libro. Per questo gran parte dell'arte, dei libri, della musica, in tempi non antichi, ma 6, 7, 800, hanno sempre questa cosa che a noi sembra un po' umiliante, delle dediche, sono sempre dedicate a qualcuno. Non esisteva che tu facevi, dico, faccio un film perché mi piace fare un film. No, fai un film perché un certo sistema culminante nel re ti permette di farlo. Poi non conta se incassi o non incassi, ma ti ha permesso di farlo. E per questo tu fai il film e prima c'è scritto all'arciduca, fai un minuetto, un divertimento, una sinfonia, alla contessa. E più su, no, all'imperatore Federico II. E capite che non c'entra niente col nostro modo di fare. Cioè, niente. Insomma, anche qua. Cioè, noi abbiamo diluito molto la cosa, però effettivamente devo dire che... Però insomma lì in certo modo era anche più ordinato, cioè dovessi scegliere, cioè tra le mazzette per poter fare quella roba lì e un sistema granitico, geometrico, in cui è chiaro che è così, forse, insomma, se non altro è più tranquillizzante, insomma. Loro vivevano in questo. Se il centro di tutto questo se ne va, questo è un mondo che crolla. Non è un mondo che oggi lo spread è un po' calato. Non è questo. È che il fondamento di tutto è scappato, è che il cuore del sistema è vuoto. E che distanza è? Cosa può decidere la distanza da uno che non c'è più? E allora l'abate in provincia, quello che aveva il suo piccolo giro, non so, ritirava le tasse nella Dordogna, che ne so, quello che aveva il monopolio dell'olio in Provenza. Il giorno in cui il re è scappato non era più nessuno, perché suo cugino, che non era nessuno, si metteva a fare l'olio e tu non potevi più dire niente. Diceva, se lo fa meglio ti frega, finita. È proprio il mondo. Per questo per loro la notizia della fuga del re fu uno shock collettivo. Loro stavano tentando una rivoluzione, ma non mica ci avevano pensato a farla senza il re. Appunto perché crollava tutto. Avevano questo piano in mente, più o meno compattamente, di riorganizzare tutto in maniera più giusta, ma non rinunciando a un'organizzazione molto centrale. Avevano bisogno del re. Lo maltrattavano un po', ma lo tenevano lì. Non sono andati subito a Versailles ghigliottinato a casa, no, l'hanno preso, l'hanno tenuto, ma avevano bisogno di lui. Ne avevano bisogno a Parigi, ma ne avevano bisogno soprattutto nella provincia francese sconfinata, cioè in posti in cui ancora gli ideali rivoluzionari sì, erano arrivati, ma la figura del re era comunque sanciva la presenza di un ordine. Ti alzavi al mattino e la cosa sorprendente nella tua vita è che la brocca era esattamente dove l'avevi messa. E questo perché? Perché il re era lì. Sparisce il re e tu dici, dove è la brocca? Ancora lì, strano. Perché tutto il mondo può cambiare. Un po' come è successo a noi quando abbiamo pensato che nel cuore dell'impero che regge una buona parte del mondo stava crollando tutto e poi non si capiva come. Come allora non sapevano se era fuggito, l'avevano... Molti hanno pensato che gli austriaci in quel momento stavano attaccando, ci furono delle storie, leggende, miti per cui avevano varcato il confine, come è successo a noi nel giorno delle Torri Gemelle, che vai a capire cos'era quella roba lì. Entrano gli aerei delle Torri Gemelle, io, allora ero a Torino, telefono a casa e dico tutto bene, che è irrazionale, ma è proprio il sentimento che ebbero in Francia in quel momento, cioè di tenersi proprio... Quindi capite che quella non era una notizia, quella era una bomba. Ed era una promessa di caos, di cui avevano paura e da cui non sapevano difendersi. È buffo che tutto questo fosse attaccato a un uomo che amava le serrature e che scriveva Rion il 14 luglio, ma è il paradosso della democrazia, della monarchia.
Quindi era molto più che una notizia, era la fine di un mondo. E qui viene questa cartina. Questa cartina che la prima volta che io vidi, prima non capii bene, poi mi sono messo lì e cercato di capirla bene e quando l'ho capita, da quel giorno mi è sembrata struggente. Io ho tenuto questa cartina sulla mia scrivania per anni, senza sapere perché, ma perché la guardavo, non sempre, adesso faccio anche altro nella vita, però insomma mi accadeva di guardarla, magari un momento ero stanco, prima di libro la guardavo, sapevo che mi stava dicendo qualcosa, ma non sulla rivoluzione francese, sapevo che mi stava dicendo qualcosa e per anni ho tenuto lì questa cosa pensando, ma prima o poi lo capisco. E quando l'ho capito ho detto, prima o poi faccio una lezione al Palladium e provo a spiegarlo. Allora, capiamo queste linee rosse. Sono i giorni in cui la notizia, il tempo che fu necessario per la notizia per arrivare ai francesi. Allora, lui è quella lineetta che... Il primo cerchio che adesso indico con questo bel laser, che è questo qui, vedete che c'è scritto 21, loro partirono, scapparono il 20 notte, e il 21 sera l'unico pezzo di Francia che sapeva che il re era scappato era questo qua, questo piccolo cerchio che si sviluppa da Parigi, vicinissimo, e poi su un po' al nord e un po' verso l'est. E le linee rosse poi vi spiegano il resto del viaggio della notizia. 22, andiamo di qua, 23, 24. Naturalmente la bellezza e poi l'inizio è la bellezza, non sono linee, cioè non sono cerchi. Perché? Perché una via lì c'era la strada, perché là c'era un fiume da attraversare, perché là non arrivavano mai troppo, perché lì il servizio di posta non funzionava bene, per cui non è costante, non è una cosa arida, cioè 100 km, 100 km, 100 km. No, ci sono storie umane. Come andavano le notizie via? Andavano con il servizio di posta, cioè gente a cavallo. E poi con la gente, il mercante che andava al mercato, no? Per cui la posta lo portava come per una via rettilinea sulle grandi città e poi la fiera, il mercato tornava a casa, il mercante tornava a casa e si distribuiva una raggiera. Ed è molto bello che si siano messi a disegnare tutto questo, che è un movimento di uomini ed è un movimento di stupori, di meraviglie, di gente con la bocca... Ah, ma lento. Oggi tutta questa poesia andrebbe persa, naturalmente le Torri Gemelle è un'ora, ma 20 minuti, 30 secondi, lo sapevamo, ma lì no. Lì ci sono dei casi commoventi, no? Cioè, non ne volevi sapere più niente di nessuno, proprio ti avevano spaccato i coglioni, sei andato a abitare qui. Io sono stato lì, tira un vento bestiale, bellissimo posto. Oppure, semplicemente, i Pirenei, sei molto lontano, no? Però non so, questo qua, ad esempio. Questo qui c'aveva il cugino del paese vicino che sapeva che il mondo era un caos e lui no. Lui si è stato al mattino, la brocca era ancora lì. Quello vicino non c'era la brocca. E da qui in poi è tutto un moltiplicarsi di assurdi. Il più bello, e il più evidente, che avrete capito anche voi, è che, non so, mettiamo qua, qui, Poitiers. Arriva a Poitiers la notizia che il re è fuggito. E arriva il 23. La verità, il fatto reale, la realtà, è che il re già da 2 giorni l'avevano ripreso. Allora voi dovete immaginare tutto un paese che vive in un rapporto con la realtà paradossale, a strisce, a fasce, a vallate, a paesini. Ma si sta parlando dello sventramento di una nazione. Per cui mentre qui dormivano tranquillissimi, qua. Questo è un caso bellissimo, ma cosa c'era lì che non... Ho cercato di... qui. Cioè, perché? Gli ultimi a saperlo. Cioè, ma l'ha saputo prima questo qua, E qua? Non so, ho provato a chiedere, mi hanno detto che lì c'è un canyon. Non so, se lo urlavano da una parte... Beh, non so. Funziona più, sì. Non so, quando lui la sera era qua, no? Intorno a lui, a Varenne lo sapevano, ma intorno a lui non sapevano che era scappato. Lo sapevano qua, ma non lo sapevano qua. Per ragioni di strade, di collegamenti, no?
Naturalmente poi io nella vita scrivo libri, no? Per cui continuavo a guardare questa cartina e dicevo, Madonna, ma qui c'è un romanzo, perché adesso voi immaginate i movimenti, perché non è semplicemente, allora, sono partiti con questa notizia da Parigi, a cavallo, toc, mettiamo verso Brest, partono, ci metto un giorno, 2 giorni, a questo punto qui, quando il cavallo è qua, qui hanno ancora tutto ordinato, si sposano, tranquilli. Qui sono in preda allo sgomento, qui hanno ripreso il re e lo sanno, e parte un altro col cavallo per dire abbiamo ripreso il re, abbiamo preso il re. E quello torna indietro, no? Quello che ha portato la notizia fino a qua, tornerà indietro e ci sarà un punto in cui incontrerà quello che è arrivato dopo. Pensate, non so, alla bellezza di quello che ha portato la notizia. Cioè, ancora per 4 generazioni in famiglia, no, avranno detto, beh, il nonno, il bisnonno. Una canaglia, però il nonno aveva portato in Bretagna la notizia che era scappato. È tutta mitologia, cioè scatena automaticamente mitologia. Pensate, non so, uno partito dai Pirenei, dopo anni di pensamento, la famiglia mette i soldi a posto, tutti lì, quel che serviva per mandarlo a studiare a Parigi. E c'è un giorno in cui si salutano, la madre lo guarda, non sa se lo vedrà mai più, lacrime, parla di questo signorino che parte. E quando arriva qua, incontra in un'osteria uno che dice, ma sai che il re è scappato? No. E quello che fa? Cosa fa un ragazzino di 18 anni, mandato dalla famiglia, con tutti i soldi della famiglia, per andare a studiare a Parigi quando gli dicono che non esiste più la Francia? Cosa fa? Si ferma in quell'osteria, si ubriaca, spende tutti i soldi nel gioco, sta lì come una larva, probabilmente incontra sicuro una che gli piace. Spende con lei tutti i soldi che gli restano nel migliore dei modi, un giorno si sveglia e c'è un altro che a cavallo dice, hanno ripreso il re. E intanto la mamma giù, che parla con l'amica, dice, no, è andato a studiare a Parigi, tutto a posto. Perché... Adesso purtroppo noi non c'è più poesia, no? E 2 mail finiti, Twitter. Cioè, non... No. Ma allora era così. Bello. Bello, ma non so perché, ecco. È per questo che ho tenuto questa cartina. Ma guardi, questa è una cartina, non solo io ho questa mania, perché questa cartina io l'ho poi vista poi spuntare in molti punti. Il fatto stesso che l'abbiano fatta, insomma, qualcosa vorrà dire. Però continuava a dettarmi, dicevo, ma cos'è che c'è? Perché è bella, ok, d'accordo, però finisce lì. Perché? La domanda veramente che mi sono fatto è perché è commovente? Adesso io mi commuovo facilmente, ormai sarà l'età, ma anche da piccolo ero così. Mi commuovo ai film di Walt Disney, fino alle lacrime, quindi figuriamoci. Però una cartina, santo cielo, non è che... Eppure la trovavo commovente. L'ho tenuta lì e sono qui per cercare di spiegare perché è commovente. Non so se ci riesco, ma ci provo. Non so, questi qua mi fanno... Questi qua? Cosa pensiamo di questi qua? Fantastici. Che vita fanno quelli lì? Non lo so. Vabbè. Peraltro, anche nel piccolo, tipo lui scappò, loro scapparono nella notte e l'Assemblea Nazionale seppe la notizia al mattino, perché a un certo punto entrarono e dicevano, allora, sveglia, brioche, nessuno. E quindi la notizia fu alle 9 del mattino. Alle 9 del mattino incominciò a diffondersi a Parigi e furono presi dal panico e si riunirono. E presero tutta una serie di provvedimenti immediati, un po' disordinati, perché pensavano davvero che questo coincidesse col fatto che gli austriaci li invadevano. E quindi presero dei provvedimenti e a sua volta mandarono la posta a dire che allora massimo stato di massima allerta. Cioè era un crogiuolo, perfino a Parigi cioè, il ritardo si verificò. Vabbè, anni dopo questa cartina mi si è sovrapposta a un'altra storia che ho scoperto, abbastanza nota, e che ho subito amato molto, e che mi sembrava struggente e commovente, e un giorno ho capito che era la stessa storia. E lì ho incominciato a capire. È una storia che è tutto un altro mondo, riguarda Tolstoi, uno dei più grandi scrittori mai vissuti. Non era solo uno scrittore, lui per la Russia era un padre era un padre per il popolo. Non era uno che scriveva bei libri, era un uomo che per loro rappresentava una specie di grande maestro, di grande sapiente.
in nome della sua purezza, della sua intelligenza, del suo coraggio. Lui è uno che si scontrò con tutte le autorità politiche, religiose. Aveva una sua integrità quasi, non mistica, ma senz'altro religiosa. E il popolo lo amava, anche quelli che non leggevano i suoi libri. Era proprio un riferimento, insomma, per quel mondo. E Tolstoj viveva in questa sua residenza di campagna, Yasnaya Polyana, invecchiò lì, viaggiò molto, ma insomma, invecchiò lì, dove è sepolto. Io un giorno ho avuto la fortuna di andare in questo posto, se vi capita andate, una centinaia di chilometri da Mosca. E c'è la sua tomba che è in un bosco e c'è un rialzo della terra, è come l'ha voluta lui. E c'è un rialzo, cioè c'è il fondo del bosco, poi un momento si alza così, non c'è una scritta, non c'è niente, una croce, niente, anche perché lui fu scomunicato dalla Chiesa Ortodossa, e semplicemente il famoso ti si allieve la terra, cioè è messo lì, nel grembo della terra, fine. Ogni anno, ancora oggi, in Russia, scolaresche vanno in pellegrinaggio alla sua tomba, perché l'amore per lui non è mai finito. E lui lì viveva, questo posto bello, dove io ho scoperto il significato di un'espressione che leggevo sempre nei romanzi russi, che non capivo, pensavo che fosse colpa del traduttore, ma spesso la trovate, la luce del bosco. No? Entrano così nel bosco luminoso, passarono nella luce del bosco. Per noi il bosco è, no, anzi, tutte le fiabe, il bosco è scuro, no? E io non avevo mai capito bene cos'era sta roba, cioè me lo immaginavo. E mi ricordo che è lì che ho passeggiando nei boschi suoi, che sono di betulla, e betulla è cioè, bianca, e tu entri ed è luce, perché le foglie sono piccole e il bianco riflette, c'è una luce del bosco. Lì ho dovuto rileggere tutti i russi per capire, mettere tutto a posto. Ma un bel posto. Lui viveva lì e fece una cosa che già di per sé è abbastanza struggente, cioè quando all'età di 82 anni scappò di casa, ma scappò di casa come scappano i sedicenni proprio. Nel cuore dell'inverno scappò cercando di far perdere le sue tracce. Scappò perché non ne poteva più di sua moglie, lo dico proprio. Loro avevano un rapporto intricatissimo, insomma, no? E ormai erano paranoici come tutti quelli che stanno insieme da un sacco di anni, insomma. La moglie spiava i suoi scritti, insomma, lui era anche un po', aveva delle manie, insomma, la famiglia, insomma. Ma adesso non è tanto importante adesso capire o ricordarsi da cosa scappò, è bellissimo pensare verso cosa scappò. Aveva 82 anni e scappò per rifarsi una vita, guarda che era un tipo pazzesco. E aveva in mente di andare in Crimea, scappò col suo medico perché aveva 82 anni, il medico, non perché si amassero, no, il medico lo seguì. Poi a un certo punto arrivò il segretario, Turgenev, a un certo punto lo raggiunse una figlia che era l'unica figlia che lui sopportava, che amava, che era quella che batteva a macchina le cose che lui scriveva. Remington aveva mandato in regalo a Tolstoj delle macchine da scrivere, che adesso si vedono a casa sua, bellissime. Ma lui scriveva a mano, e la figlia, questa figlia amata, non gli altri figli, che questa figlia amata batteva. E questa figlia, ma il suo panico era che lo trovasse sua moglie, e quindi è tutto un nascondersi. Faceva freddo, aveva 82 anni, e salì su un treno, voleva andare in Crimea, si era messo in testa, ma se dicevi, sai quelli che dicono Amsterdam, uguale. In Crimea, salì su un treno e si ammalò. Si ammalò, prima tossiva un po', e poi febbre, no? Insomma, il suo medico dice, no, qui bisogna fermarsi. E si fermarono in una stazioncina nel nulla, che si chiamava, il posto si chiamava Astapovo, che adesso si chiama col suo nome. E il treno lo fecero fermare lì, tirarono giù questo vecchietto che però, no? E il capostazione di questo posto, anche lì altro romanzo, più o meno, il capostazione di questo posto nel nulla, cioè non so che tipo di stazione in Italia, ma insomma proprio nel nulla, no? Si vede fermare questo treno, aprire e scese Tolstoj. Allora lui naturalmente dice, è malato. Allora spostò tutta la famiglia in un bugigato, prese la sua stanza, la diede a Tolstoj, misero Tolstoj a letto, e lì Tolstoj passò gli ultimi 6 giorni della sua vita agonizzando, ma lucidamente in parte, ma insomma non riuscirono a risolvere una polmonite, non mi ricordo più esattamente. Però furono 6 giorni.
Dato che lui era immensamente amato, adesso voi direte, ma cosa c'entra qua? Arrivo, cioè ci arriviamo. Dato che lui era immensamente noto, celebre e amato, intorno a questa stazioncina nel nulla incominciò ad addossarsi da ogni parte della Russia. Primi la polizia, perché se quelli arrivano sempre per primi. Ma dopodiché arrivarono quelli della chiesa, perché avevano subodato, quello stava per morire, e lì c'era da ricucire qualcosa. Ma soprattutto, beh, arrivarono i media. La morte di Tolstoi è una delle prime morti mediatizzate massicciamente di cui noi abbiamo memoria. Arrivarono tutti quelli, i reporter, tutti quelli che potevano scattare fotografie, tutti. Era lontano, perché insomma la Russia è grande. E poi arrivò la gente dai paesi vicini, dai paesi lontani, si misero in viaggio. Pensate quanto lo amavano. E cosa fecero? C'era poco da fare. Stettero lì. E ci sono delle foto di queste migliaia di persone intorno a questa stazioncina piccolina nel nulla con questo treno lì. E questa massa di persone è sempre più grande, no? E stavano lì. A un certo punto arrivò anche la moglie. Su un treno nero. Povera donna, cioè anche essere moglie di Tolstoi era un inferno, però lei aveva il suo caratterino, insomma, è il personaggio negativo di questa storia, però non dovete volerle male. Però, saputo tutto questo, si fece portare in treno a Antopovo, a Stapovo, e non la fecero scendere. Perché pur tra la tosse. Tolstoi disse quella no. Ma aveva anche torto, guarda, ve lo dico francamente, però sai quando uno niente, i medici pensarono che comunque era uno shock negativo per lui che poteva fare male alla salute e quindi lei non, niente, rimase chiusa in questo treno, nemmeno la fecero scendere nella stanza, chiusa in quel treno, invece la figlia, sì. E 6 giorni dopo morì. Hanno anche registrato le sue ultime parole famose che mi fanno ridere, famose, le sue ultime parole, perché le ultime parole di Tolstoi furono sviniamocela. Che tra l'altro una volta avevo letto un'indagine su qual è l'espressione più usata nel cinema americano, in tutto il cinema americano, l'espressione più usata nel cinema americano è sviniamocela. Però no, c'è questa roba di. È bello, è una storia di un giovane, è una storia di fuga, è adolescenziale proprio, no? Questa fiducia nel fatto che, come dice García Márquez, non è la morte che è eterna, è la vita. E lui è fino all'ultimo, no? E morì. E qui arriviamo alla cartina. Mentre leggevo di queste cose, e già la storia mi piaceva, una bellissima storia, poi a me piace Tolstoi, insomma, moderatamente, però mi piace. Invece soprattutto la sua parte di didatta, dove aveva inventato un modo per fare scuola, faceva scuola ai bambini dei contadini, insomma. Mi piaceva che si vestiva da contadino, mi piaceva che fino a 80 anni è andato a cavallo, così. Era un personaggio. Mi piace. E leggendo questa cosa, leggo questo piccolo particolare che immediatamente di nuovo mi risulta struggente. E cioè erano migliaia di persone intorno, no? E quindi cosa succedeva? Che là c'era la stazioncina, tutti chiusi, poi il medico visitava Tolstoi, usciva e poi diceva, ai primi che trovava diceva, 39,2. 39,2, 39,2, 39,2, 39,5, 39,5. E per tutti questi 6 giorni le notizie vagolarono in questo modo. E in particolare quando lui morì, uscì il medico e disse, Tolstoi è morto. E lo disse, come potrei dirlo a voi, ma adesso voi immaginate che lì fuori ce ne sono altre migliaia, no? E c'è un momento, io leggo questo e capisco che c'è un momento in cui Tolstoi è morto per 10 file ed è vivo per le altre 50. E allora ricomincia lo stesso film, cioè mi vedo in terza e ultima fila quei due, uno veniva da qua, uno veniva da là, si sono conosciuti lì, hanno scoperto che tutti e due amavano da morire. I boschi di Betul sono diventati amici, sono ubriacati. In quel momento stanno ridendo, per loro un'esperienza pazzesca. E in quel momento la ragione per cui loro sono lì non c'è più. Oppure la ragione che loro sono andati, la ragione per cui sono andati lì solo in quel momento è, ma non lo sanno. E
E nei racconti che noi abbiamo c'è questa bella immagine che tutti riportano del fatto che questa notizia proprio ha passato questa folla, no? La passava così. E come è giusto che sia, cioè, è bello vederla nel dettaglio, cioè dovete immaginare quello che si gira e fa, è morto, no? È morto, è morto, è morto, è morto, è morto. Poi qualcuno mi ha detto, no, ma dai, me l'avete già detto ieri, o no, è morto. Che lì le notizie, passaparola, chissà, no? C'è questa catena, no? La faccia di quello, no? Che l'avevi davanti, tu sei un po' sonnato, stavi bevendo, si gira, la faccia di quello lì, si dice è morto. Allora tu un attimo e poi guardi vicino, poi ti giri e fai è morto. No? E sei il tempo, in quel momento sei il tempo. E c'è un ritardo, no? E tu porti il ritardo, diciamo. E le cronache raccontano appena ricevuta la notizia, la gente piombava in ginocchio. E quindi fisicamente voi potete vedere questa massa di persone come un castello di carte. Con questa voce, ma è morto. Ci saranno detti molto altro, perché che dici, no? Il silenzio. Ma un minuto prima, cioè come questo qua, non c'è più. No, non metterlo, va bene. Ma c'era un uomo in ginocchio in quarta fila e c'era uno che si baciava, limonava in terza fila, felice di essere nel cuore del mondo. Cosa conta la realtà? In un momento del genere, cosa conta? Quello che è reale o quello che la gente vive? Tolstoj non è morto fino a quando non me lo dicono. E io sono tranquillo. Con la mia patente di editore, fino a quando non mi dicono che Luigi XVI è scappato. Cos'è più vero? Cos'è vero? Ciò che accade o ciò che veramente arriva alla vita della gente? Poi si misero a cantare, perché i russi, sapete, no? Si misero a cantare tutti, ma non cantare delle canzoni russe, canzoni di loro terra proprio. Nello spirito comunque Tolstoi morì senza vedere la moglie e senza ricevere i preti. Difatti morì scomunicato e sulla sua tomba non c'è una croce, per dire che esistono ancora, esistevano ancora dei. Che pure lui era religioso, ma si era scontrato con la Chiesa per ragioni dottrinali, diciamo. E questa storia che è bella, però di nuovo di tutta questa storia, boh, mi rimaneva di nuovo in mente sta roba delle morte, morte, questi gli ultimi che stanno a baciarsi mentre i primi sanno che è morto. E di nuovo è quella roba là, esattamente quella. E ho cercato di capire come mai tutto questo sia così inesorabilmente poetico. Alla fine ho pensato che è lo stesso tipo di poesia che è inesorabilmente legata a qualsiasi lettera. Le lettere sono poetiche, non perché le scrivete, ma l'idea di lettera è poetica. E perché? Perché nei libri a un certo punto lo scrittore mette una lettera? E in quel momento è un momento. È raro che in un romanzo una lettera sia proprio. La lettera è un momento, perché è carico di poesia. E se devo dire perché, al di là di come è scritta, poi magari è poetico proprio il testo della lettera, vabbè, ma il fatto che lui scriva la lettera, lei, loro, è poetico di per sé, cioè c'è una potenza, c'è una forza sua, no? Struggente. Perché ogni lettera è struggente comunque? Perché scriverla, riceverla, aprirla? Adesso anche di nuovo lì con le mail, già una roba. Perché mentre la scrivi, tu sei il re che scappa, ma lei non lo sa. Perché vivi in quel ritardo, perché stai vivendo un ritardo e lo sai ed è poetico. Non sai perché, ma è poetico. Per questo puoi scrivere lettere bene, per questo scrivere lettere comunque è un gesto. Perché già ti scegli quella cartina, la gente di Tolstoi, cioè stai in quel posto lì. Che posto è? Il posto del ritardo, il posto in cui tra la realtà e noi c'è un ritardo, un'anticipazione, un ritardo. Voilà. Credo che il punto sia che noi viviamo in quella cartina.
Cioè, se quella cartina lì mi guarda così, adesso io poi posso essere anche babbeo per carità, però è perché lì io ci vedo l'immagine di una cosa che è la vita, che noi passiamo sempre con un certo ritardo, o ritardo o anticipazione. Diciamo che il tempo non collima, il tempo del nostro registrare le cose non collima con l'accadere delle cose. Se dovessi poi riassumere a mio figlio qual è il gioco che siamo chiamati? Ci sono 3-4 cose, non va al di là di 3-4 cose quelle che noi dobbiamo fare ogni mattina. Una è svegliarci al mattino ed essere costantemente impegnati a colmare una distanza dal tempo delle cose, dal tempo reale delle cose. Non capisci mai le persone quando è il momento, le capisci sempre molto dopo, o le intuisci molto prima, o le incontri troppo presto, o le incontri troppo tardi. Ma non perché ci sia un sortilegio triste, è così, è la dinamica della vita. Ma pensate nei confronti di noi stessi, non siamo mai puntuali. Cioè non abbiamo mai la percezione di noi stessi, quelli che siamo. Ci abbiamo delle intuizioni da giovani, ci abbiamo delle comprensioni tardive quando abbiamo una certa età. Ma anche solo questa cosa semplicissima che non riusciamo mai a vivere nell'istante, no? Cioè mangi il gelato e stai già pensando dove parcheggiare. Cioè, questo fatto di non riuscire a stare, e moltissime discipline ci aiutano a cercare di stare nel momento, no? Puntuali nel momento, ma è la cosa più difficile, stare nel tempo. Noi passiamo la vita a rincorrere o ad aspettare. Tutta la nostra vita è dettata da questo. E il dolore della vita è questo, perché è evidente a tutti che se noi fossimo esattamente, tac, nel punto del tempo, non importa cosa stiamo facendo, staremmo bene. Ma non stiamo bene perché stiamo sempre lì a rincorrere, aspettare, aspettare, fantastico, stai aspettando qualcosa. Oppure capire prima, capire dopo. È quello che facciamo, ma al tempo stesso, se non voglio dare lezioni di vita, mi fermo qua perché invece preferisco darvi lezioni di letteratura, ma al tempo stesso, come in quella cartina, come in Tolstoi, il meraviglioso dell'umano è sviluppato esattamente da questo. Le storie del ragazzino che va a studiare e poi incrocia l'altro. Non accadrebbe niente se fossimo sempre puntuali. La meraviglia degli umani nasce dal fatto che sono sempre fuori dal tempo, che sono un po' sgasati. E lì nasce la meraviglia degli umani, quello che fanno, lo spettacolo quotidiano di quello che fanno. Dato che non voglio insegnarvi la vita, perché per carità, ma letteratura sì, buona parte della narrazione nasce da questo. Guardate, la stragrande maggioranza delle narrazioni parte da una disintonia di tempo e in quello spazio creato, quell'apertura di mondo creato dalla disintonia di tempo, nasce la meraviglia di una vicenda. Nella maniera, guardate, più normale, più popolare, più essenziale. Questo lo capite nei generi di narrazione. Prendiamo il più semplice che è il giallo. Qualcuno uccide qualcun altro, ma solo lui lo sa, gli altri no. E tutta la storia è il movimento con cui tutta una collettività, guidata da un detective, si rimette sul punto del tempo. Giallo è proprio il minimo, cioè no, il minimo, con tutto rispetto, ma vuol dire è proprio una struttura primordiale, no? Il nome dell'assassino non c'è, e a poco tutto il mondo si avvicina, si avvicina. A un certo punto c'è, e qui, tac. E le narrazioni, moltissime narrazioni, sono costruite esattamente perché sono sublimazioni dell'esercizio che facciamo quotidianamente nella vita, e cioè cercare di colmare il tempo, cercare di colmare il ritardo, la disintonia. La narrazione lo fa per noi e il lieto fine lo fa funzionare, cosa che nella vita succede rarissimamente. Non so se potete voi nella vostra vita ricordarvi dei momenti in cui vi siete sentiti esattamente in sintonia con quello che accadeva. Ci sono, per fortuna, ma insomma, 4, 5. Ma moltissimi dei libri che leggete, dei film che vedete, vi raccontano questo. Ed è per questo che noi comunque ci svegliamo con la speranza di riuscire a farcela. Perché le narrazioni ci aiutano molto a fare esattamente questo. Lo fanno, guardate, le narrazioni, soprattutto le narrazioni primordiali o semplici, tipo appunto il giallo. Ma per estensione, ad esempio, e qui siamo in narrazione, letteratura, via della vita, per estensione fanno questo movimento per voi. Più di ogni altra cosa, le narrazioni che sono storie d'amore. Allora,
Cosa raccontano le storie d'amore? Da cui noi deriviamo una certa nostra idea dell'amore, che poi bisogna vedere se è vero o non vero, la realtà è più complicata. Ma l'immagine classica che vi viene data dalle narrazioni, dalla letteratura, ma anche da altre narrazioni, dell'esperienza amorosa è semplice. L'esperienza amorosa è quello spigolo angoletto della tua vita in cui non c'è più ritardo rispetto al tempo. I due amanti, tac, passi tutta la vita che sei giù, dopo, sopra, sotto, con te stesso, no? Sei sempre lì a cercare. Ma i due che si amano vengono da lontano e nel momento in cui riescono ad amarsi sono nello stesso tempo. Guardate, potete ricordare tutte le storie d'amore che vi piacciono, eh? Qui ne ricorderò due o tre, quello raccontano. Non solo, ma la raffinatezza è che loro nell'incontrarsi e nell'essere nello stesso tempo, nel ricucire il tempo, strappano loro due dal tempo di tutti gli altri, che è un'illusione, è un'esperienza che hanno tutti gli amanti, no? Loro due si fuori, tutti coglioni, nessuno capisce niente, molto chiaro nei ragazzini, no? E io me lo ricordo molto bene. Nessuno poteva capire che io amavo la mia fidanzata, ma nessuno, noi due ci capivamo, perché noi due siamo nello stesso tempo. E poi incominciamo a litigare, poi non ci troviamo più, e vedete che comincia a oscillare, no? Poi però invece ci amiamo di nuovo, e poi finiamo a letto, tac! E più è tac, più il mondo fuori in un altro tempo, ed è quella la frattura. Per cui sono i due amanti, e poi il mondo fuori che è cattivo, non ci capisce, eccetera. Perché più tu realizzi una puntualità del tempo nella storia d'amore, più il mondo, che non è capace di questo, è un mondo che dilaga in un tempo che non è il vostro. È la forza degli amanti, sono loro due, il resto. E vi ho portato questa sera tre esempi molto belli, riassuntivi, ma poi a casa vostra potete ricordare tutti gli esempi che volete. L'enunciazione che io amo di più di questo principio, cioè che l'amore sia sostanzialmente mettere a posto questo problemino che abbiamo col tempo, mettere a posto in due, non per il mondo, in due, per me è il finale di un libro di García Márquez che si intitola L'amore ai tempi del colera, che è un libro che è una storia d'amore dall'inizio alla fine. Non so quanti di voi l'hanno letto, ma è una storia tipicamente da García Márquez. È la storia di un uomo che si innamora di una bambina, praticamente, da giovanissimo, e passa tutta la vita ad aspettarla. E lì vedete proprio, no? Il tempo che non funziona, no? Lei si sposa con un altro, ma lui graneticamente solo ama lei. E i due, dopo una vita poi di tipo sudamericano, quindi in realtà nel libro i due riescono ad amarsi, cioè lui soprattutto riesce finalmente, dopo un corteggiamento di una vita di 55 anni, riescono ad amarsi, ad incontrarsi e a ricucire il tempo in una situazione paradossale. Lui la invita, lei è vedova, sono tutti e due anziani, sono uomini vecchi, lui ha 80 anni mi sembra, lei 77, una cosa del genere, sono anziani, i corpi, lei era la più bella del Caribe, ma naturalmente ha 77 anni, quindi c'è il lampo negli occhi, ma insomma, vedova, è morto il marito che lei ha sempre amato, no? E lui che l'ha aspettato tutta la vita, morto il marito, si ripresenta, lui è inesorabile proprio, e lui è un personaggio florentino, fantastico. E non posso raccontarvi tutto, ma insomma lui riesce a convincerla, vedova, vecchia, a fare un viaggio sul fiume, su un battello fluviale. E lei, insomma, partono su questo battello fluviale, ai tempi del colera, epidemie, eccetera, e fanno questo viaggio in cui a poco si avvicina, e una notte finalmente si amano. E lì, tac. Ed è lui, cioè lui ci ha messo una vita a colmare, fa anche la cartina là, a colmare la distanza. Una vita da allineare le uniche due cose di cui gli stava a cuore al mondo, lui e lei. In questa cabina, vecchio, in questi corpi, non si aspetti un granché. E loro hanno fanno questo viaggio e a un certo punto tornano, c'è il capitano, ci sono altri, così, e tornano e stanno arrivando ed è finita. E di nuovo è finita e lui sente, questo qui pazzesco, lui sente che di nuovo il tempo se ne andrà. E quindi
quello che era riuscito a tenere lì in questa cabina, così, si sta di nuovo per aprire, no? Psst. Tempo sbagliato. E allora gli viene in mente di comprare praticamente questo battello, convince il capitano a issare, a scaricare tutti gli altri, a issare la bandiera gialla che significava colera a bordo e di vagolare così con questa barca in una sorta di non tempo. Naturalmente non era facile perché scaricano tutti, mettono la bandiera gialla, il capitano si ferma un attimo a caricare una sua amante, per cui sono quattro, due, cioè, tutti un po' nell'età, allegri, bevono, e vagolano, poi però arriva la polizia, li chiede, loro per un po' se la cavano, poi capiscono che non se la possono più cavare. Ed è l'ultima pagina del romanzo, ed è uno dei più bei finali di romanzo, bei, nel senso che Garcia Marquez sapete com'è, insomma, non è... E questa è molto più narrazione che letteratura, no? Però insomma sanno che stanno per... E lì è finita, ce l'hanno rimandata per un po', ma è finita. E nelle ultime righe di questo romanzo c'è enunciato, nel modo per me più chiaro, il principio per cui noi crediamo, non so se poi accada nella vita, non lo so, ma noi crediamo, ci è piaciuto credere nella nostra storia che l'esperienza amorosa è il luogo in cui noi colmiamo ogni nostra dissintonia col tempo e viviamo il cuore del tempo con una persona, non di più, con una persona. Il capitano dice a Florentino Arisa, lui si chiama Florentino Arisa e lei si chiama Fermina D'Asa, che è già i nomi di Garcia Marquez. E il capitano gli dice, beh, qui insomma dobbiamo fare qualcosa. E il capitano chiede, dice, allora, che facciamo? Io dobbiamo scendere. Florentino Arisa lo ascoltò senza batter ciglio, poi guardò dalle finestre il cerchio completo del quadrante della Rosa dei Venti, l'orizzonte nigido, il cielo di dicembre senza una sola nuvola. Questa è Garcia Marquez. Le acque navigabili per sempre, e disse: andiamo a dritta, a dritta, a dritta, ancora verso la dorada. Cioè, perdiamoci. Fermina D'Asa, che lei, sussultò, perché riconobbe l'antica voce illuminata dalla grazia dello Spirito Santo e guardò il capitano. Era lui il destino. Questo è tipico Garcia Marquez, no? Cioè, è tutto destino, per sempre, tragedia. È Sud America, dove non ci sono sfumature, ci sono solo colori forti. Ma il capitano non la vide perché era annichilito dal tremendo potere di ispirazione di Florentino Arisa. Lo dice sul serio? Gli chiese. Fin da quando sono nato, disse Florentino Arisa, non ho detto una sola cosa che non sia sul serio, che è vero, è per tutto il libro. 8 righe, il capitano guardò Fermina D'Asa e vide sulle sue ciglia i primi fulgori di una brina invernale. Poi guardò Florentino Arisa, la sua padronanza invincibile e il suo amore impavido, che sono tutti superlativi in Garcia Marquez. Conrad e Garcia Marquez solo superlativi, ricordatelo? Kafka avrebbe vomitato a leggere questa. Però a me piace. Poi guardò Florentino Arisa, la sua padronanza invincibile, il suo amore impavido, e lo turbò il sospetto tardivo che è la vita più che la morte a non avere limiti. Hanno sempre questi pensieri estremi. Ultime 4 righe e ultimo scambio di battute. Il capitano chiede: e fino a quando crede che possiamo continuare con questo andirivieni del cazzo? Punto a capo. Florentino Arisa aveva la risposta, è qui che c'è la formulazione del principio, la migliore che abbia mai letto. Florentino Arisa aveva la risposta pronta da 53 mesi, no, da 53 anni, 7 mesi e 11 giorni, notti comprese. Per tutta la vita, disse. Oh, in una riga ci sono 3 tempi. Quando lui ha iniziato ad amarla, lui che sta dicendo la frase, per sempre. Si può dire meglio cos'è amare una donna come questa, o in generale la nostra esperienza amorosa, non si può dire meglio, perché quello che noi pensiamo è che sia quello, cioè l'eliminazione del tempo. No? Esatto, è naturalmente mitico perché Garcia Marquez ha questo modo di però che precisione. Cosa si può dire di più preciso a un figlio, a qualcuno per spiegare, ma cos'è sta roba che vi amate? Vieni qua. Florentino Arisa. Ma in realtà, in mille modi, voi siete pieni di questa idea e di questa storia. Ad esempio,
La gran parte delle storie d'amore sono, come peraltro questa, sono storie d'amore boicottate dal tempo che non permette agli amanti di ottenere questa. In tutti i modi non gli permette. La storia suprema che ha raccontato questo è Romeo e Giulietta di Shakespeare. Voi dovreste sottolineare tutte le volte che c'è qualche cosa che riguarda il tempo in Romeo e Giulietta e capirete che il problema Capuletti e Montecchi, ma chi se ne frega, è una roba. Ma quello lo superavano quello. In realtà, più in profondità, quei due ragazzini che si amano come questi due sono fregati dal tempo. E tutte le scene madre di questa tragedia, questo dramma, hanno a che vedere col tempo. La scena del balcone. Lui è ragazzino, non si sono ancora. Cioè, sono viste una festa, no? Allora lui arriva, si parlano, no? Si parlano. E questo dialogo, che è bello, scena del balcone, quello che volete, ma è alternato a una tata che chiama Giulietta, che è uno schema drammatico molto bello, perché se no loro due starebbero lì e si parlano, basta, no? E invece c'è sempre una che va, Giulietta, arriva. Poi le riesce. E se vi ricordate, c'è questa scena in cui loro si dicono buonanotte sempre, no? Buonanotte, buonanotte, ti direi buonanotte 100 volte se potessi. Ok, allora ci vediamo domani, sì, alle 9, è tutto tempo, eh? Ci vediamo, ci ha messi d'accordo, sì, alle 9. Perché proprio stanno cercando di. Capuleti, Montecchino, stanno cercando di combinare l'ora, è una questione di tempo. Va bene, allora ciao, 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 poi entra, riesce, ciao, ciao, buonanotte. Non finiscono mai di dirsi buonanotte, che è tipico, no? Arrestare il momento. Cioè, cercare di uscire dal flusso, no? Gli altri sono lì, la tata chiama, poi viene la piena l'altra. Più possibile resistono in un solo istante. Non si baciano nemmeno, non si toccano nemmeno, sono lì, lui aggrappato, lei è là, ma si toccano nel tempo. E Shakespeare questo raccontava, il fatto che si amassero perché vivevano nello stesso istante. E l'allodola e l'usignolo, questa scena, non so se vi piace Shakespeare o comunque se vi. Sono finalmente andati a letto assieme nella stanza di lei, complice la tata. E Giulietta. È tutto un dibattito sul tempo. Te ne vuoi andare? Non è ancora giorno, sentono cantare, no? Era l'usignolo, non l'allodola, che ha ferito il cavo impaurito del tuo orecchio. Lui canta di notte su quel melograno. Credimi, amore, era l'usignolo. Era l'allodola, messaggera del mattino. Stanno parlando di uccelli, ma stanno parlando di tempo. Cioè lei sta dicendo, ma no, dai, è ancora notte. Dice, no, guarda che giorno. C'è un minimo. Guarda quelle strisce malvagie, orlano le nubi che si separano a oriente, le candele della notte sono spente e il gaio giorno sta in punta di piedi sulle cime brumose dei monti. Questo è Shakespeare. Si può solo leggere in inglese Shakespeare, quindi rinunciamo. Devo andare e vivere o restare e morire. Una delle più belle frasi che dice Romeo, che peraltro potrebbe essere l'epigrafe a molti di noi. Devo andare a vivere o restare a morire. Ma quella luce non è il giorno, lo so io, è una meteora, Giulietta, esalata dal sole per farti la torcia stanotte, darti luce sulla via per Mantova, perciò resta ancora. Allora è Romeo che è simpatico, dice, vabbè, allora resto, ok, va bene, è notte. D'accordo, è notte, va bene, dirò che quel grigiore laggiù non è l'occhio del mattino, è solo il pallido riflesso. Ho più desiderio di restare che voglia di andare. Vieni, morte, sei benvenuto, lo vuole Giulietta. Va bene, così, anima mia. Parliamo, parliamo, che non è giorno. E allora Giulietta, lo è, in realtà lo è. Il bardo era un grande. Via di qui, vattene via, è l'allodola che canta così stonata. Questa scena celeberrima, di cosa sta parlando? Sono in bilico sul tempo, no? Sono in bilico sul tempo. In loro è evidentissimo che il loro tempo li strappa dal tempo del mondo, per cui il mondo li vuole ammazzare. È portato agli estremi, no? E la storia di Romeo e Giulietta, molto più che la storia di due che cercano di amarsi, nonostante il fatto che due famiglie si odino, è semplicemente quasi il geroglifico di quello che noi crediamo sia la storia d'amore, cioè del tentativo di due ragazzini di ricomporre il tempo e di rifiutare i ritardi. Là al balcone, al mattino, e supremamente nel finale. Perché non si sposano Romeo e Giulietta? Perché Romeo e Giulietta alla fine non si amano e tutto finisce bene? Per i Capuleti, per i Montecchi? No, vai più al sodo. Perché veramente
loro non riescono ad amarsi, per un istante di tempo vuoto. Come sapete, studiano un trucco per cui Giulietta prende un veleno che la fa sembrare morta, ma da cui una morte apparente da cui si risveglierà. Per un equivoco non riescono a informare Romeo di questo. Romeo riceve la notizia del fatto che Giulietta è morta, perché per tutto il mondo è morta, e si precipita e la trova morta. E quando la trova morta dice, beh, che ci sto a fare io vivo? Fa un breve monologo molto bello sul corpo di Giulietta, che è tutto sulla bellezza di Giulietta, e voi vedete che lì sono, loro sono, non sono nello stesso tempo. Lo sarebbero, perché lei è viva, sono a un pelo dal ricostruire il tempo, un pelo. Ma lui non lo sa, vedete il consueto. È la cartina del lui dice, non lo sanno, a Brest non lo sanno. Il re è scappato, non lo sanno. Quando glielo dicono, il re l'hanno già di nuovo ripreso. Non lo sappiamo. E lui sul corpo di Giulietta si uccide. Si uccide, passa una mezza scena e Giulietta si risveglia. Tempo. Il cuore di Romeo e Giulietta è tempo. È solo tempo, 30 secondi, un minuto. È niente. Ed è ma basta. Guardate che lì il messaggio del bardo è molto preciso. Cioè, è una questione di tempo e non importa un secolo, 10 anni, un attimo. Ti frega anche l'attimo. Perché l'amore è veramente esattezza, è proprio tac, tu lo senti che sei lì, che ricomponi tutte le diversità del mondo, ma in quel momento tac. Per questo stai male quando cominci a discutere, poi lei non ti ama più, perché senti questa ferita, no, che si riapre e che miracolosamente tac, l'avevi chiuso. Fantastico. Romeo e Giulietta spiega quella ferita, cioè spiega quanto nella speranza, nel desiderio, nell'utopia che l'amore risolva questo problema, noi spendiamo della nostra vita. E Romeo e Giulietta dice che non ce la possiamo fare. Boh. Per questo è un dramma. E per questo noi lo memorizziamo, anche perché è scritto da Dio, però è particolarmente chiaro nel dire una cosa che tutte le storie d'amore dicono. Alcune finiscono bene, alcune finiscono male, ma insomma stanno parlando della stessa cosa. Un'altra storia d'amore che è fra le più belle che siano mai state scritte, che è quella di Cyrano de Bergerac, è di nuovo, molto fedelmente, ci riespone questa stessa immagine. Sapete com'è la storia, che è questo, la dico in due parole, questo Cyrano, che è un tipo fantastico, salvo che è bruttissimo, sembra la russa, tipo, cioè proprio tutta una roba, un naso, vabbè, ma il naso è un simbolo, cioè è brutto, quindi non, quindi anche non, cioè, non ha fiducia in se stesso, eccetera. Per il resto invece è un fantastico poeta, un genio, un talento, un ardito, coraggioso, uno spadaccino, un uomo libero che non vuole padrone, vuole servi, niente. Si innamora di una cugina che si chiama Rossana, ma non osa mai veramente. Le scrive delle lettere bellissime, ma non osa mai veramente. Scrive delle lettere, e qui ci siamo già, no? Siamo già in zona. Rinvio, ritardo, ma non riesce mai a colmare il tempo che la lettera spalanca, no? Non riesce mai a chiuderlo. Aveva solo da dirle quelle cose lì, ma non riesce mai a chiuderlo. In più la cosa si complica perché a un certo punto c'è un altro ragazzetto, niente di speciale, ma molto bello, che è questo cristiano, che viene anche affidato a lui perché era una specie di parente, mi sembra, e che vale molto meno di lui, ma insomma è molto bello, di chi si innamora la cugina, naturalmente del bello. E vabbè. E lui un po' si commuove a questa cosa e lo aiuta a conquistare Rossana e scrive per lui le lettere, eccetera. Sapete che per tutta questa storia d'amore Cyrano si sostituisce praticamente a Cristiano, che è un ragazzetto molto carino, con delle qualità, ma insomma un po' poverello, ma che invece scrive lettere magnifiche. E in una scena, che è una scena del balcone come quella di Shakespeare, identica, c'è lei su e lui scende, lui cerca di salire per strappare un bacio, addirittura Cyrano si sostituisce a lui fisicamente, nel senso che Cristiano incomincia, scala, comincia a dire delle cose, ma di una banalità orrenda, e lui è lì sotto Cyrano, no? E poi frigge, e allora e vede che Rossana anche dice, ma chi è sto, che mai è lì, che gli è preso, che non... dove è finito l'uomo che conoscevo, e allora a un certo punto, proprio come irritato nella notte, col favore della notte, Cyrano si aggrappa, sale con lui e incomincia a parlare con una voce simile a quella di Cristiano,
E allora lei dice, ah, ecco, questo è l'uomo che... E c'è questa scena d'amore per interposta persona, diciamo, è il momento buono in cui lei accetta, allora vabbè, ok, ci si bacia, e Sirano prende questo cristiano che è sempre lì abbarbicato vicino a lui e lo spinge, e chi si baciano sono gli altri due. E vedete, no, l'impossibilità lì per timidezza, per insicurezza, no, non riesce, no? Esatto. E questa cosa dura per molto tempo, fino a un certo punto in cui Cyrano trova il coraggio e dice no, adesso basta, glielo devo dire, sia finita. Appena decide che glielo deve dire, sono in battaglia e questo cristiano viene ucciso, un proiettile, tum, muore. E in quel preciso istante Cyrano pensa e dice non glielo potrò mai dire. Proprio nello stesso momento in cui aveva detto. Quindi era un pelo di nuovo, come Romeo e Giulietta, un secondo, un istante, no. E quindi lì Rossana dal dolore della morte si ritira in convento e il finale di Cyrano, bellissima scena, è riassumibile nell'ultimo strenuo tentativo, molto simile ai due di García Márquez, perché sono vecchi tutti e due ormai, di ricomporre a tempo scaduto il tempo che si era spezzato. Lui va sempre a trovarla. Lei è là che vive così, lui va lì, le racconta la vita di Parigi, tutto quello che succede, tutti i giorni, la va a trovare alla stessa ora, sotto una certa pianta, si siede su una poltrona, eccetera. E un giorno, queste tante visite, vengono a parlare di Cristiano, queste cose qui, dell'ultima lettera che lei aveva trovato insanguinata sul petto di Cristiano, e che aveva scritto Cyrano, naturalmente, e che lei tiene sul cuore. E la ricorda questa lettera, dice la tengo sempre qua, la tira fuori e Cyrano dice ma fammela vedere, fatemela vedere perché stava ancora del voi e sono ancora molto lontani, no? E quest'ultima scena è la scena in cui loro riescono con uno sforzo pazzesco ma con una grandissima dolcezza a tac, come i due sulla nave, i due di García Márquez sulla nave. E anche lì Rostan era bravissimo, per cui lei tira fuori la lettera e dice ma me la faccia vedere, fatemela vedere, allora gliela dà. E allora lui inizia a leggerla, così ad alta voce, e lei ascolta queste prime righe, già commossa, eccetera, e poi lui è stato appena ferito, era rimasto a dire tutto, comunque è stanco, e fa questo gesto che continua a leggerla ma non la legge, non lascia cadere il braccio giù così, e continua a dirla. Allora Rossana che non è intelligentissima, ma neanche praticamente. Vabbè. Allora dice: ma come fate a sapere la memoria? Chiedono. E lui continua, tutto in rima, il Cyrano, bellissimo. E lui continua. E allora lei finalmente le si accende una spia e incomincia a dire: ma 2 più 2, 4. Ma. E lì lo vedi proprio la ferita del tempo che. Proprio lo senti sulla scena, no? Che, ma sono vecchi ormai, non c'è più niente da fare in convento, lui morirà dopo 2 minuti perché è stato ferito, eccetera, eccetera, al pelo proprio. E allora lei dice, ma che cavolo, ma allora eravate voi che scrivevate, lui dice no, 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 ma sì, ma eravate voi quella volta che, ma no, lui nega fino a... E poi lei gli dice, ma allora eravate voi che mi amavate. E lui dice, no, 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 non ero io, non ero io, ve lo giuro, amore mio. Gli scappa proprio giù, così. E quando lui dice amore mio, tac, c'è proprio un istante in cui senti proprio il rumore, clac, una vita, eh. E Rossana dice una frase che è l'unica frase bella che dice, intelligente. Se la trovo. Lui dice, no, no, mio caro amore, io non vi ho mai amato. E lei esita un attimo e poi dice questo bellissimo verso, che però per noi è significativo, perché sta parlando del tempo. E dice, ah, quante cose morte e nate in un minuto. Che è un istante, eh? E questa qua, in quell'istante lì dice, cavolo, non era lui, era lui. E tutta la sua vita proprio, no? Tempo, l'ha rimesso in ordine. E lì, naturalmente, Hollywood sarebbero lì, si baciano, è finita, fanno bambini, vanno a giocare a bowling e si scrivono a Rotary. Invece, no,
invece lui muore e se lo lasciano passare così proprio. Lei fa giusto tempo a fare una domanda, dice, ma che è la domanda che abbiamo sempre anche noi, e dice, ma no, perché non me l'hai detto tutta una vita? No? Perché non me l'hai detto? Domanda a cui Sirano non risponde, fino alla fine, fino a quando muore. Queste qui sono alcune delle storie d'amore più grandi della nostra tradizione. Ma guarda, me ne potrei citare 10 e sono tutte, si raccolgono tutte intorno a un'idea di tempo mancato. Per questo quando guardo la cartina mi commuovo, non perché sono psicolabile, perché ci siamo noi. Per questo quando si vede quelli di Tolstoi che dico, ma cosa c'è lì che parla? Ma perché? Poi Tolstoi, ma perché? Perché è struggente questo? Perché non so se è la nostra vita, perché non sono qui a insegnare la vita. So che è quello che i narratori ci hanno raccontato della vita. È quello che noi usiamo per svegliarci ogni mattina, per andare a letto con un minimo di... La narrazione ci salva, e la narrazione serve a quello, farci svegliare al mattino. È da così tanto tempo che noi raccontiamo questa cosa che l'ultima storia d'amore che porto qua è una storia molto molto vecchia, ma è una tra le 10 grandi storie d'amore che abbiamo mai raccontato noi umani, ed è la storia di, non tutta ve la racconto, ma solo la fine, ed è la storia di Ulisse e Penelope, due fra i fidanzati più famosi della storia dei fidanzati. C'è questa cosa misteriosa che avevano già fatto tutto i greci, avevano già scritto tutti i greci, avevano già raccontato tutto i greci. Non so dare spiegazione a questo, ma certè che anche qua García Márquez mi incanta, Cyrano è un diletto, Shakespeare va dritto al cuore, però quando leggo di Ulisse e Penelope è come se sentissi la volta che hanno scritto sulla pietra per la prima volta questa cosa. Che poi noi abbiamo continuato a replicare, a dire sempre meglio, chi col tono sudamericano, sudato, grosso, l'altro tutto raffinato, l'altro francese in rima. Ma non abbiamo fatto altro che sviluppare questa cosa. E incisa nella pietra, questa cosa del tempo e del ritrovarsi, è sicuramente scritta nelle ultime pagine dell'Odissea. Come sapete, Ulisse torna dalla guerra di Troia e ci mette molto molto tempo per tornare a casa, affrontando avventure di ogni tipo. In questo i greci volevano dirci, in modo che non ce lo dimenticassero, che noi umani facciamo solo due cose nella vita. Una, che è raccontata nell'Iliade, assediare qualcuno che desideriamo. Due, tornare a casa. Tutto il resto è accessorio. L'Odissea è dedicata al tornare a casa, è un nostos, un canto del ritorno, era un genere proprio. Noi abbiamo salvato l'Odissea, ma ce n'erano molto altri. E il ritorno di tutti i combattenti da Troia ha sviluppato tragedie, poemi, eccetera. Perché era un gesto primario il tornare a casa. Lui ci mette moltissimo, e adesso non importa tanto cosa gli è successo, è che ci mette moltissimo. Questi erano due che si amavano, Poi è arrivata una guerra, un viaggio, e il tempo si è aperto. E tutte e due vivono con un solo pensiero in testa di tornare e ricostruire il loro tempo, la simultaneità del tempo, contro il mondo che... E il mondo si oppone in due forme diverse. Ulisse perché lo sbatte da tutte le parti, lo fa innamorare di altro, di tutto, qualsiasi cosa. È il mondo proprio che gli impedisce, no? Che, come anche in Romeo e Giulietta, il caso, il mondo, c'è tutto il mondo mitico, umano, che si mette di mezzo perché loro non riescono ad arrivare uno davanti all'altro e tac, e ricucire il tempo. E sono tutte le avventure di Ulisse. Ma Ulisse arriva. Dall'altra parte anche Penelope naturalmente passa il tempo. La sua casa viene riempita di proci, di pretendenti. Sapete il suo espediente che disse mi sposerò il giorno in cui finirò di tessere questa tela, che tesseva di giorno davanti a tutti e di notte, simbolico insomma, naturalmente non erano così coglioni questi qua, però per dire, però anche lei non accetta di entrare in un altro tempo, lei resiste attaccata al suo tempo e cerca, aspetta, verbo aspettare è già struggente, perché riguarda questo ritardo di tempo. E quindi sono una ferma,
nel vuoto di un tempo che si sta spalancando, e l'altro che come un maledetto gira tra te cercando ogni volta e non arriva. Ma arriva, a un certo punto arriva. È passato molto tempo e questo è tradotto nella cosa molto fisica che lui è molto cambiato fisicamente. Ne ha vissuti anche tutti i colori, quindi. Arriva, torna a casa e come sapete, la prima cosa che fa, lui era l'astuzia, lui nella civiltà greca era l'astuzia, e in questi frangenti è soprattutto astuto, oltre che coraggioso, è forte, è valoroso, ma è astuto, e quindi lui torna ma non si fa riconoscere, arriva come un mendicante così. E poi, come sapete, riesce furbescamente a fare fuori tutti i proci in casa. Io quando torno a casa dai lunghi viaggi, mi sento abbastanza così, e mi ricordo di lui, perché c'è questa roba poi di spianare intorno, no? Di cancellare le tracce, con grandissima violenza. Chiudono tutte le, chiudono questa casa in cui sono, e c'è un bagno di sangue. Lui, uccidono anche le ancelle di Penelope che si erano, che nel tempo si erano poi incrociate con questi altri arrivati, sono quelli che non erano rimaste fedeli, quindi è una carneficina. Al termine di questa carneficina, Penelope durante la carneficina è al piano di sopra. Al termine di questa carneficina, il figlio Telemaco e l'ancella di Penelope vanno a chiamare Penelope e gli dicono: scendi perché è tornato il tuo uomo. Lei, che ha avuto un sacco di gente che è arrivata lì dicendo: sono Ulisse, perché lui era il re dell'isola, quindi oro, cioè oro, ricchezze, eccetera. Lei dice: sì, vabbè, adesso vediamo, sarà il 50° che arriva. E scende, e Omero dice che lei scendendo era combattuta fra due cose, tra il correre incontro a quest'uomo e baciarlo e l'interrogarlo. Che proprio no, sei lì e dici: ma guarda. E la scena si seguono uno davanti all'altra, con Telemaco davanti a loro, e lei sta zitta. E lui è sangue dappertutto, ha avuto il suo bel lavoro, non solo il viaggio, ma ha avuto anche il suo bel lavoro. E si guardano, e Telemaco dice alla madre: ma che madre sei, che donna sei, quest'uomo che ha attraversato il mondo, finalmente è tornato e tu lì seduta come una sfinge. E lei non parla quasi e lo studia. E dice Omero: ogni tanto gli sembrava di riconoscerlo, ogni tanto no. E lì è proprio no, è l'incertezza di dire: allora, cioè lo devi ritrovare quel tempo, no? Poi tutte le donne nei poemi omerici sono più sofisticate, più raffinate degli uomini. Lui è là, è pronto. Invece lei sta studiando, no? Così. Allora lui dice: vabbè, mi vado a lavare. Questo l'ho trovato sempre bellissimo. Dice: vabbè. Non mi può dice al figlio: non mi può riconoscere perché allora vado di là, mi faccio lavare. E le ancelle lo lavano e arriva una dea per calare su di lui la bellezza. E quindi in certo modo è come se cercassero di togliergli il tempo da addosso, tutto il tempo che possono togliere loro, perché il resto se lo devono togliere loro due per riacquisire il tk. E bello pulito, profumato, lui si ripresenta, la dea diffuse grazia sulla testa e sulle spalle. Questa è l'espressione da Omero, a lui. Cioè. E uscì dal bagno simile nell'aspetto agli dei immortali. Ricordatevelo quando uscite dalla doccia. E uscì dal bagno simile nell'aspetto agli dei immortali. E sedeva ancora sul suo seggio di dove si era prima alzato, proprio di fronte alla sua sposa, e le rivolse la parola. È quello che dice Ulisse: un'altra donna non starebbe lontano con animo tanto ostinato da suo marito, che soffrendo molte sciagure le giungesse dopo 20 anni in patria. E poi dice: va bene, ma non importa. Preparatemi allora un letto in un'altra stanza, ma fatemi dormire, perché lui è riduce dall'Odissea. C'è questa roba del sonno, della stanchezza. E dice questa espressione, e qui è il punto, e loro sono molto vicini, perché sono un pelo. E lì Omero, Shakespeare, cioè non è che ce li conserviamo a caso, perché questi qui erano pazzeschi. Loro hanno praticamente soprattutto lei ha da superare ancora una specie di intercapedine, no? Ma come farlo? Fidandosi di se stessa, cioè sì, lo riconosco, è lui, sai, 20 anni, con tutti i malfattori che ci sono in giro.
C'erano bisogno. E dato che quella era la casa dell'astuzia, e Ulisse è il luogo dell'astuzia, era il luogo dell'astuzia per i greci, il modo in cui rompono questo ultimo diaframma è tipicamente da Ulisse, da giocatore di scacchi praticamente. E allora Penelope dice sì, si volge verso Euriclea, questa ancella, e dice sì, e dice: prendi il letto di Ulisse e portalo fuori dalla stanza, il talamo, no? Guarda che il talamo, anche nel piccolo delle nostre vite, tutto casino, poi la sera si finisce lì, ma se siete sposati, si finisce lì, no? Cioè si ricongiunge un attimo, tutto il tempo, poi di nuovo casino. Ma... E lì era il talamo, era il letto del loro amore. E allora diceva, sì, Eurica, prendi sto letto e spostalo di là, dormirà là e poi vedremo, insomma, faglielo bene. E gli diceva, fatelo con le migliori coperte. Guarda. E Ulisse risponde e dice, beh, non sarà facile, perché io lo conosco bene il mio letto, l'ho fatto io, e racconta come l'ha fatto. E dice, ho preso l'ulivo più bello che c'era, gli ho costruito intorno la stanza con dei muri, gli ho messo sopra un tetto, a quel punto ho tagliato la grande chioma quasi fino alla base, dopodiché mi sono messo a scavare e dentro il tronco del più bello degli ulivi che avevamo, io ho costruito il nostro letto. Materasso che non usavano, insomma, dentro la stanza, no? E mentre lui racconta questo, dice Omero, così parlava Ulisse, e a Penelope si sciolsero le ginocchia e venne meno il cuore. Che geniale, cioè, altro che Agatha Christie. Perché solo loro due sanno questo. Cioè, in quel momento, lei, perché era segreto, il talamo non è che c'entrava nessuno, no? Lei sa che lui conosce questo letto, ed è l'unico uomo al mondo, perché lei è rimasta fedele, lei sa che è l'unico uomo al mondo che lo conosce, e quindi scopre che è lui. E sì, simultaneamente, dato che lei, sentendolo raccontare, dice, ma allora sei tu, lui ha la certezza che lei non ha avuto nessun altro uomo nel suo letto. Perché fossero anche entrati solo due, ma dico uno, mezzo, che non era neanche andata bene. Andato, poi dopo un po' si è alzato e se n'è andato. Però poi uscito da lì dice, ma sai com'è il letto? C'è un olivo. E invece, ed è una roba logica, non da partita di scacchi, però tu di nuovo senti, clac, che solo loro due hanno questo tempo. Il segreto del tempo, solo loro. E per questo che lei, questa è un'espressione che usa spesso anche nell'Iliade, nell'emozione, si sciolsero le ginocchia e venne meno il cuore. E al riconoscere i segni con tanta esattezza, che gli aveva dato Odisseo, scoppiò in lacrime allora e gli corse incontro e gli gettava al suo Odisseo le braccia al collo e gli baciò la testa e diceva, Odisseo, non adirarti con me già che sempre. E si abbracciano, no? Ulisse, così diceva lei, che ve lo risparmio, ma è bello, se avete voglia leggetelo, perché è bello, perché una donna che finalmente dice, ah, è perché è il momento in cui, tac. E così diceva, e in lui ancora di più suscitò un vivo desiderio di pianto, e piangeva Ulisse. Ulisse è uno che piange spesso, io lo voglio dire ufficialmente, cioè quello era un duro, ma... A un certo punto, all'inizio dell'Odissea, c'è un Aedo, lui finisce in una corte, un Aedo incomincia a cantare la guerra di Troia, lui scoppia a piangere, cioè non è che... come Baresi quando pianta i mondiali, cioè anche i più forti. E piangeva l'eroe tenendo fra le braccia la sposa cara, buona e fedele. È come quando compare sospirata la terra agli uomini che nuotano, a cui Posidone ha fracassato in mare la nave. E così... E in pochi sfuggono all'onda grigia nuotando verso riva e con gioia mettono il piede sulla terra scampando alla sventura, così a lei era caro e dolce lo sposo e lo riguardava. Perché sono naufraghi, quando si spezza il tempo siamo naufraghi. È come quando Poseidone, no? È come questi qui che all'ultimo da terra, no? E Omero dice, così lei era caro e dolce lo sposo e lo riguardava e non staccava ancora le bianche braccia dal collo. Essi piangevano là e qui
C'è il punto in cui nasce Shakespeare, perché poi tutti copiano. Essi piangevano là e sarebbe apparsa Aurora in quel momento, l'alba, era finita la notte, dalle dita di rosa, se la dea Atena non avesse avuto un altro pensiero. Ella arrestò all'estremo occidente la notte lunga, ferma il tempo. Il problema di Giulietta e Romeo, no? Che arriva sempre l'alba, no? Che li frega. E questi due, in questo caso qui, no? Questo, si abbraccia, questo abbraccio, che gli dèi dice no, vabbè, possiamo, adesso non possiamo disturbare. E così ella arrestò Atena, la dea, all'estremo occidente la notte lunga e trattenne Aurora sull'oceano, proprio ferma l'alba là, no? Sul mare, bellissimo. E non le lasciava aggiornare i cavalli dai rapidi piedi che portano agli uomini la luce. La ferma lì. Che è quello che non succede in Shakespeare. Vede avere degli dèi, lì uno poteva sempre. Però vedete che è la stessa cosa. Perché l'aurora è il tempo, no? E qui arrivano gli dèi proprio a dire, vabbè, ok, siete riusciti, ci abbiamo provato in tutti i modi, avete eliminato qualsiasi ritardo, quella è la felicità, quella è l'amore, vabbè, allora fermili. E non c'è più un tempo fuori di loro. Sono solo loro. Come Florentino Arisa, no? Aveva la risposta, ci guardo, per tutta la vita. Non esiste più tempo al di fuori di quell'istante unico che tu stai consumando con quella persona. E quindi fermò Lampo e Fetonte, i puledri che portano l'aurora. E la tengono lì fino a quando. Lì questa c'è una sequenza, a questo punto c'è una sequenza che io trovo fantastica, cioè è la fine dell'Odissea. Loro si abbracciano, gli dèi di Atena ferma l'aurora. Cosa fanno secondo voi? Fanno tre cose, la sequenza è fantastica, anche lì ci insegnano. La prima cosa che succede è che Ulisse, sono abbracciati, e Ulisse dice la seguente cosa: volevo dirti che devo ripartire. La prima, eh? La prima. L'altra è Penelope, quindi invece che dire ma neanche, dice perché? È perché Tiresia, l'indovino, mi ha detto, mi ha annunciato che io ancora farò questo viaggio. E Penelope lo sta a sentire. Dato che Tiresia comunque gli aveva detto che sarebbe morto in pace, eccetera, Penelope dice, vabbè, se questa è la strada per morire in pace. Primo passaggio. Cioè sono quattro i passaggi. Secondo passaggio, fanno l'amore. Tre righe, non ci sono i particolari, ma. E dopo lui c'ha un sonno bestiale. E lei gli dice, no, ma dai, raccontami cosa è successo. E tutte e due raccontano, e c'è un bellissimo passo dell'Odissea perché sembra riassunto sul giornale del film. Cioè lui gli dice, beh, perché il ciclope, poi Maga Circe, ed è tanto così. Ma lui racconta tutto il suo viaggio. Lei gli racconta dei proci e lui racconta il suo viaggio. E solo, una cosa che mi è più cara, solo quando hanno finito di raccontare si addormentano. Alla fine. Non addormentatevi mai prima di aver finito di raccontare. Così diceva di sé. E di nuovo Atena li lascia dormire, a un certo punto dice, beh, non si può più, e scatena questi cavalli dell'aurora e lo risveglia. La sequenza quindi è mettere in sintonia il tempo, abbracciarsi, uno dei due dice, guarda che non è finita qui, perché non è mai finita qui, ne devo ripartire, fare l'amore, raccontare e dormire. Potreste farlo stasera, ad esempio. Grazie.